insieme per pregare il Signore che ci ha fatto il grande dono del suo corpo e del suo sangue che è la nostra vita spirituale. Ma vi vogliamo chiedere che questo dono sia per noi, per le nostre famiglie, motivo di salvezza, motivo di progresso spirituale. Vogliamo ricordare anche tutti gli altri fratelli di questa confraternita, e specialmente i defunti, coloro che ci hanno preparato questa bella chiesa, che ci hanno dato questa istituzione e che sono stati fedeli ai loro impegni, perché il Signore aiuti noi a seguire il loro esempio. Disponiamoci allora con animo puro l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello spirito che ci ha rigenerati, i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli, quelli che erano stati battezzati erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e i prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà, le sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio e spezzavano il pane nelle case. Prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore con cuore e per sé. Dica Israele il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore il suo amore è per sempre. Mediante la risurrezione di Gesù Cristo dei morti, per una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, in vista della salvezza che sta per essere rivelata nell'ultimo tempo, mentre raggiungete la meta della vostra fede, la salvezza delle anime. È parola di Dio. Regolari si era soliti ricordarle e continuarle con una serie di preghiera per tutta una settimana, le ottate. Poi molte di queste sono state eliminate, ma sono rimaste due ottate ancora nella Chiesa, quella del Natale e quella della Pasqua. Per cui oggi noi siamo ripetendo e continuando questo mistero che abbiamo celebrato per tutta la settimana. Il Cristo che è risorto per salvarci. Le riflessioni di questa domenica possiamo dire che ci orientano nel vivere le virtù cardinali, le virtù soprannaturali, le più importanti che il Signore ci ha donato e dona ad ogni cristiano: la fede, la speranza e la carità. Anzitutto il Vangelo ci parla della fede. Tommaso non credeva, poi ha creduto. Il Signore gli disse non essere incredulo ma credere, e lui rispose: mio Signore e mio Dio. Il libro è qualcosa di simile, ossia non si riesce a dire con precisione come sono la realtà della fede, però sappiamo che ci sono, e credere vuol dire accettare la realtà della fede. Il resto è un veicolo, è un modo con cui ci vengono rappresentate queste verità. Quindi non meravigliamoci se nella scrittura tante volte troviamo delle contraddizioni, delle cose strane, qualche volta anche qualche cosa che sembra contro la morale, ma quello lì dipende dagli uomini che si sono espressi male, perché la scrittura è tutta di Dio ed è tutta dell'uomo. Per questa nostra comunità la celebrazione del tempo pasquale ci renda disposti ad assumere
la nuova vita scaturita dalla Pasqua del Signore, misericordia del Padre, preghiamo. Donaci il tuo Spirito, Signore. Preghiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso in cielo, nell'attesa della tua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo.
Adesso Giovanni mi firma che vuole. Ciao Stefano. Ciao. Sei fuori, ma Dio è fuori, Carlo. Aspetta, io mi frigo pure ad attaccare, qua su lì. E invece un bel vino, niente a tutti. Mi ha visto tu, c'è un po' di Mario. Ciao. Robaldi e la Biro, gli aiuta a vivere con la prima domenica, Mario, la firma. Lei è sempre un bilancio positivo, però Marco. Thank you.
Mazzi e Serona. Mazzi, uno e Serona. Ti giuro, Sì. Robaldi, due. Comazzi, due. Serone, due. Robaldi, tre. Serone, tre. Robaldi, tre. Quattro, No, aspetta, Robaldi è quattro. 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 Comazzi, tre. Serone, quattro. Ravasenga, 1. Caltavuturo, 1. Serone, 5. Per cui è Robaldi, 5. Comazzi, 4. Ravasenga. Ma io almeno metto sì. Ravasenga. Almeno io metto, perché io l'ha usato un punto. Sì. A posto? Dunque, fino adesso è 5 Robaldi, 4, 1 Ravasenga, 2 Ravasenga, 2 Ravasenga, 1 Caltavuturo, 5 Serone, 5 Serone. Invece di abitare Ravasenga, abitare Caltavuturo. Va bene. Tutto a posto? Badasi, 5 Serone, 6. Allora, sì, Serone. 7 giusto le stesse. Serone, giorno 27 aprile 2014 hanno ottenuto i seguenti risultati: Robaldi Mario 22, Comazzi Mario 19 voti, Ravasenga Domenico 10 voti, Caltavuturo Girolamo 4, Serone Massimo 25. Si dà atto che il consiglio di amministrazione è composto da Robaldi Mario, Comazzi Mario e Serone Massimo, più gli altri tre consiglieri non scaduti, che sono Tavano Mario, Traversa Carlo e Ravasenga Giovanni. Letto, confermato e sottoscritto. Letto, sottoscritto, era Vito Santo. Io mi avevo un qua, è vero, è vero. Ma lì stiamo sempre a vincere. Se tu l'incrodino. Cosa sono porto qui? Se tu l'incrodino, Carlo, è. Peggio, senti neanche se no. Si è più spinto. Ma scusa. Peggio, ne puoi spingere. E te che ti abitai qui? La saccoccia. Saccoccia. Vediamo, non era la saccoccia. Se non fa fatica. No, no, io sono lui. Questo è questo qua. Casomai, no, tu portai via. È questo qua. Così è la prova che sono. Allora, c'è il risultato. Allora mettiamo primo Serone Massimo.